Cristoforo Colombo ci spiega che cos'è la geografia. Ciao, oggi vi spiego cos'è la geografia. La geografia è una scienza che studia la Terra e la sua distribuzione e composizione nello spazio. Quella che vedi è una cartina geografica e le cartine ovviamente sono strumenti molto importanti per chi studia la geografia. Questa cartina rappresenta il mondo e i suoi continenti, ma si possono fare cartine sempre più piccole e dettagliate, dipende dallo studio che dobbiamo fare. Vedete a sinistra, da sinistra verso destra, vediamo la Groenlandia, l'America del Nord, l'America Latina, l'Europa, l'Asia, l'Africa, l'Oceania e l'Antartide. Per raggiungere le Americhe, le cartine sono state di fondamentale importanza e nella mia epoca disegnarle non era facile e io credevo di aver raggiunto il Giappone. Nella vostra epoca è più semplice disegnare cartine, grazie ai satelliti e agli aerei che scattano foto e possono vedere con esattezza le forme delle isole e dei continenti. La geografia si correla anche con altre scienze e discipline, come ad esempio la statistica. Infatti possiamo studiare, ad esempio, la popolazione suddivisa per sesso nei vari continenti. Queste percentuali sono ipotetiche, servono solo a far capire il concetto. Oppure possiamo quantificare la percentuale di montagne, di pianure o di colline presenti in un determinato territorio. Le cartine vengono disegnate e studiate dai cartografi. Io stesso sono stato un cartografo e i cartografi disegnano su scala le cartine e devono specificare di quanto viene ridotta una regione in base alla sua effettiva grandezza. Nella cartina si utilizzano anche dei simboli e delle leggende che indicano i colori assegnati alla pianura, alla collina e alla montagna di un preciso territorio. Qui vediamo la regione Lazio. E ci sono territori montuosi, marrone, territori collinari, giallo, territori pianeggianti, verde. Ovviamente dobbiamo fare attenzione anche alle corrette attribuzioni ai colori che diamo ai fiumi, ai mari e ai laghi, tutti tendenti insomma al blu, al celeste, all'azzurro. Le carte geografiche si dividono principalmente in carte fisiche, dove è possibile vedere le montagne, le pianure, le colline dei territori, e carte politiche, che sono mappe che si concentrano più sugli elementi creati dall'uomo, quelli artificiali, come ad esempio le città o i confini. Infine ci sono le mappe che possono rappresentare città viste dall'alto. Oppure le piante, che possono rappresentare spazi ancora più piccoli delle città, come ad esempio la pianta di un appartamento.